Pescara Brescia, ovvero il big match della terza di ritorno. Trecentesima panchina in B per Pillon. Traguardo senza alcun dubbio prestigioso. Prima convocazione per i nuovi Sottil e Bellini. Pinto invece non è ancora al meglio. Dopo la squalifica torna Brugman, Mezziali, Memuscia e Melegoni. Davanti Capone, novità sostanziale nel tridente completato da Marras e Mancuso. Ultima partita da titolare per il classe 99 di proprietà dell'Atalanta prima del lungo infortunio. Il 22 settembre in casa col Foggia. Sfida, si diceva, di cartello post finestra di mercato. In conferenza stampa al fianco di Pillon anche Giorgio Repetto, segno di solidarietà totale al lavoro sin qui svolto dal tecnico di Preganzial. Ho sempre detto che sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, nel senso che sono quelli che mi hanno fatto fare 34 punti. Sono stati tutti guadagnati con merito, mi ha fatto secondo me fino adesso molto bene. Magari nelle ultime due partite non siamo stati brillantissimi, questo lo riconosciamo, lo diciamo, non c'è niente da nulla da nascondere. La rosa è su per giù quella che ha fatto il girone d'andata e le prime due di ritorno. Mister era soddisfatto nel senso che era difficile fare qualcosa di diverso perché i due o tre giocatori che potevano migliorare sensibilmente, diciamo, il livello di potenza della squadra non erano disponibili né per noi né per altri perché sono rimasti dove erano. Ci manca Mascì, va bene, ma è giusto che un giocatore come Mascì ha avuto l'opportunità di andare in Serie A, è giusto che Mascì ci provi ad andare in questa categoria. No, non diciamo cose che non sono vere. È una perdita importante perché io lo consideravo e lo considero un giocatore importante. Però abbiamo fatto gli altri acquisti, abbiamo lavorato molto bene con lui, bisogna dire anche che insomma, l'anno scorso che non siamo arrivati qua ci ha dato una grandissima mano perché ha fatto benissimo, quest'anno ha fatto bene e giustamente ha avuto il premio di andare in Serie A. Tecnicamente, hai perso Machin, tecnicamente un giocatore, poteva essere un giocatore importante nella dinamica di palleggio di centrocampo. Avevamo già 5-6 centrocampisti, e quindi diciamo che si prova a sopperire. Quindi. Poi altri giocatori, Bellini lo dobbiamo scoprire, lo stesso Sottil, io l'ho visto una volta in vita mia, o una o due volte in primavera. Quindi, sono giocatori da scoprire. Oggi come oggi puoi essere come prima, o un po' di più, un po' di meno. Voglio dire, credo che sei quasi, insomma, stai come prima. D'altronde Machin, come diceva il mister, lui non si è voluto fare i complimenti, ma l'anno scorso quando è arrivato il mister non giocava né Gravion né Machin, non giocavano nessuno dei due e oggi a gennaio il Pescara ha venduto Gravion e Machin, ma li ha fatti giocare lui. Quando siamo arrivati non giocavano. Quando è arrivato lui non giocavano mai. Io sono un facente funzione, nel senso che non sono il direttore sportivo. A giugno ci sarà il direttore sportivo. Io Tuminello non lo seguite per niente, quelle situazioni lì non le conosco. Sono stato un giorno al mercato, ora mercoledì e giovedì mattina, deprimente perché sia il posto, che era uno squallore totale, il Bronx, sembrava il Bronx, tu ci sei stato, lo sai. E non girare, dovevi metterti le mani in tasca perché se ti cadevano 10 euro succedeva una guerra là dentro, si sarebbero massacrati di botte tra tutti perché io credo che un mercato così povero non c'è mai stato. Noi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto perché, ripeto, abbiamo preso quello che ci serviva. Volevamo sul mercato prendere anche una punta centrale che ci potesse spostare gli equilibri, ma le punte centrali che possono spostare gli equilibri ne erano due o tre e come sapete sono rimasti dove erano. Quindi non capisco il motivo di queste critiche perché è chiaro che se avessi visto uno come Ciofani o uno come Melchiorri o uno come Ceravolo andare in un'altra squadra di B l'avrei potuto capire. Siccome questo non è successo, credo che siano critiche strumentali e soprattutto non rendono giustizia a questo gruppo di ragazzi che fino ad oggi ha fatto un campionato straordinario perché 34 punti ce li abbiamo noi, non ce l'hanno gli altri e quindi credo che vada data fiducia a questa squadra oltremodo. Io faccio fatica,
sono un po' polemico stamattina come al solito, non solo stamattina, faccio fatica a credere a chi scrive che non vengono allo stadio perché non abbiamo preso la punta, perché fino adesso non sono venuti uguali quelli che non volevano venire, quindi come al solito ringrazio quelli che ci sono sempre vicini, poi quegli altri arriveranno quando questi ragazzi faranno ancora meglio, però queste critiche strumentali le rimando al mittente tutte, perché non hanno senso. Dunque sarà finalmente solo e soltanto calcio giocato di fronte a una squadra super attrezzata, in questo momento la più in forma del campionato di B, in serie utile da 8 partite, 5 vittorie e 3 pareggi, ultimo KO, tra l'altro l'unico della gestione Corini, lo scorso 24 novembre a Venezia. Non convocati gli ultimi arrivati, l'attaccante spagnolo Rodriguez e l'ex Bruno Martella. 4-3-1-2, il probabile 11, Alfonso al rientro tra i pali, Sabelli, Cistana, l'ex Romagnoli e Matteo in difesa, Bisoli, Tonali e Dessena a centrocampo, sulla tre quarti Spalek, alle spalle di Torre Grossa e del re dei bomber Alfredo Donnarumma, 18 gol in 17 partite. Pillone è un allenatore importante che ha fatto una carriera altrettanto importante e che ha meritato questa nuova chance a Pescara l'anno scorso, dove subentrò in un momento delicato e portò la squadra alla salvezza. Sull'onda di quel lavoro lo sta portando avanti molto bene anche quest'anno, con un'idea, con una logica, una squadra che ha concetti, che li sviluppa bene, ha caratteristiche tecniche altrettanto importanti. Penso al centrocampo che ha perso Machin, ma comunque rimane un centrocampo di grande qualità, con Brugman, con Memushai e lo stesso Melegoni, che è un ragazzo talentuoso, davanti a Mancuso che sia che giochi attaccante esterno come ultimamente punta centrale sa fare gol e sa lavorare molto bene con la squadra, punte esterne qualitative e veloci, una difesa solida, una squadra come è costruita con logica, costruita bene, e se tu mantieni uno spirito giusto e ti alleni nella maniera corretta, in questo campionato ti puoi ritagliare uno spazio importante, e penso che il Pescara se lo sia meritato per l'atteggiamento che ha avuto. E secondo me la squadra che in questo momento la considero la squadra più forte, per come sta giocando, per i giocatori che ha davanti, soprattutto per il numero di gol che questi due giocatori garantiscono, oltre a questi Brunosini, poi ne ha preso un altro, insomma non si è fatto mancare niente da questo punto di vista. È una squadra molto competitiva, ma ci siamo anche noi. Noi giochiamo in casa, vogliamo far bene, vogliamo essere aggressivi, senza timori, senza reverenze di nessuno, giochiamo la nostra partita come abbiamo fatto sempre in tutti i campi. Noi la nostra partita l'abbiamo preparata, ma non vengo certamente qua a dirti che giochiamo alti, passiamo alti, non lo so, non vengo a dirtelo qua cosa faremo. È normale che io ti risponda sempre con deviazioni, perché non voglio dire che come cazzo vogliamo giocare. Cazzo.